Allora, la prima questione che salta fuori rispetto al tema che è stato posto nel caso del Baranzate ed è una cosa di cui discuteremo alla fine, mi piacerebbe discutere con voi, quindi è la questione dell'autorialità. Nel senso che in questo caso, diversamente, o forse più esemplarmente che in altri casi, quindi quello che Gropius chiama Kingwood nel dopoguerra è, diciamo, un caso esemplare di Kingwood. E di questo vedremo quindi in che modo. L'altra questione riguarda l'edificio, che è un edificio molto particolare, davvero molto particolare, pare essere stato ritenuto quando uscì un esempio outstanding, non solo qui, ma da quelli che leggevano Domus in particolare, perché su questa bella comparvela con un po' di polemiche, come spesso si chiama. E l'ultima questione è, la questione forse più importante del nostro tempo, è la coppia progetto-Stato, che è una coppia ambigua o potentissima, perché in realtà contiene la questione del nostro tempo, che forse in questi ultimi anni in realtà può essere intesa in realtà come la rivisitazione della questione del contesto. Per quello che è stato nella scuola milanese negli anni Ottanta, diciamo. Perché come si fa a pensare che noi non interveniamo in ciò che c'è e quindi in qualche modo lavoriamo su dei testi che modifichiamo col progetto? E per quale motivo proprio noi, che in qualche modo veniamo da una scuola, come avete visto probabilmente stamattina anche nella lezione di Luisa, si è sempre interrogata sulle cose che ha davanti, che siano nuove o vecchie. Quindi il problema è un problema serio, un problema serio che in questo momento, secondo me, può avere questioni anche di carattere accademico, ma di cui non parlerò, su alcune discipline che negli ultimi anni, diciamo, hanno pensato di, dalla loro specializzazione, poter sostituire la questione, che in questo caso è molto ben rappresentata, della capacità di dirigere un progetto complesso. Da parte di alcuni che non è un progetto fatto da una persona sola, come sempre è stato nell'architettura e nella costruzione della città, quindi anche questa non è una novità, no? Perché l'autore, diciamo, partire se volessimo cominciare a discutere la fabbrica di San Pietro, a partire dal programma di Giulio II, dato ai ragazzi che dovevano ricostruire la tomba, al posto di quella roba in sconi e carpette di legno che uno voleva più vedere, e anche quella è una questione che riguarda non solo un problema di reinstauratio, come scritto sulla medaglia di Matteo De Passi, no? Per cui anche parlare di reinstauratio prendendo El Cuporone, mettendolo al posto della tomba di quella che era stata nei secoli, però insomma è una questione piuttosto complessa e piuttosto interessante. Io non ne parlerò se non parlando di questo lavoro che abbiamo fatto e di come l'abbiamo fatto. Però la cosa organizzata, siccome di questa cosa si parla, si riparla, è organizzata in sei capitoli più una conclusione, che è quella sugli autori. E mi piacerebbe poi discutere su alcuni punti. Quindi, vi prego di essere pazienti. Giro con il tasto, questo qui davanti. No, sotto. Preso il basso. Quale? Preso il Questo? basso. Ok. Allora, il primo capitolo è un capitolo che pone le questioni. Faccio Sei così gentile. Non sei carina come la valletta, però vediamo com'è. Grazie. Ci mancherebbe. La prima questione quando si parla di restauro si parla di restauro o edifici esemplari o della cultura architettonica del dopoguerra, è la questione della verità e della verosimiglianza. Nel caso specifico,
la verità materiale in tutto il nostro lavoro si è innestata sulla possibilità di riprodurre un'opera attraverso i sistemi di comunicazione di massa con qualcuno che era in grado di costruire le immagini di questo edificio molto bene. Questo fotografo era Giorgio Casali, che era molto amico di Mangiarotti, oltre che essere il fotografo ufficiale di Domus, e che ha svolto con tutti, questa è l'importanza dell'archivio dell'Orione, di Giorgio Casali, tutti gli architetti di quegli anni, un rapporto molto intenso di scambio culturale di fotografie, di andare vieni anche tu, che quindi, come dire, c'è un rapporto fra autore dell'opera e fotografo che costruisce l'immagine di quest'opera. In questo caso il capitolo 1 è dedicato alle foto fatte da Giorgio Casali nella estate del 1958. La chiesa è stata inaugurata a novembre dal Cardinal Montini del 58. E quindi, come dire, c'è la costruzione alla fine dell'opera, dell'immagine di quest'opera, che segue esattamente assieme le intenzioni degli autori. Dopodiché c'è tutta la documentazione che ci è servita tantissimo, oltre alla documentazione originale, oltre al fatto di aver lavorato con gli autori, oltre a... Ma in questo caso la verità materiale dell'opera era una verità materiale molto più corta del tempo. Non si tratta di questioni archeologiche, se non di lavoro sul tempo, nel senso di archeologia, ma diciamo... Questa è la più importante, anche perché l'edificio nel frattempo si è mutato, essendo un edificio moderno, essendo un prototipo che aveva scelto sperimentalmente di prodursi in certi modi, che alcuni sono, hanno resistito e altri invece sono completamente decaduti. Allora, queste immagini sono le immagini molto interessanti. Si tratta della periferia milanese verso nord Varese. Questa foto è stata scattata dalla statale per Varese e dovete pensare che questa strada, questa chiesa, questo posto che qua mi sembra campagna, ma che adesso vedremo la foto diventata tutt'altra cosa, è la città metropolitana, è collegata con una via rettilinea a Novate Milanese, e questi sono anche i posti nei quali qualche tempo prima non solo Testori aveva scritto queste cose, ma poco prima Visconti aveva girato un film. Questa è un'immagine manzoniana che non si può più cogliere perché la città è cresciuta, però quelle sono le due grigne, quello Resegone, e quelli sono i panorami della pianura non bagnata. Gira. Questa invece è l'immagine della cartolina fatta per l'inaugurazione. Torna indietro un attimo, scusa Francesco. Come vedete, una caratteristica dal punto di vista dell'edificio molto importante di questo edificio è che quel muro, che è il recinto della chiesa, che è costruita in base a una serie di cose di cui non vi parlerò, ma che Don Santi rimanda direttamente alle istruzioni di San Carlo, è un recinto che fa uno strano gioco. Se tu vieni da lontano, adesso non è più possibile farlo, questo recinto è in realtà, essendo questo livello, il livello del pavimento dell'aula è percepibile come un basamento. Gira. Quindi in realtà questa aula, che è un'aula piccola, 14 metri per 28, alta 9 metri, in realtà enormemente potenziata da questa cosa, che è il suo recinto, nel quale c'è la Via Crucis, e poi non la vedremo, perché non la parleremo questa volta, ma è un'opera molto interessante e importante, di uno scultore che ha fatto praticamente come grande opera solo questo, che poi ha fatto altre cose meno, però... Marzia, benvenuto. Non so se gli studenti conoscono Marzia Marzia. Penso di i nostri sì. I vostri sì. Come si vede qui,
in questa che era stata, che è la cartolina dell'inaugurazione, foto panoramica presa dal fronte. Qui ci sono altre questioni che riguardano la composizione di questa strana cosa. Innanzitutto, ditemi dove è il centro di questa composizione. Il centro è un centro vario, cioè è la porta, è questa porta in metallo che non c'è più, che è molto simile alla porta che loro due avevano fatto per la tomba Romanelli a Udine, che aveva fatto Fontana, che è stata venduta dalla regione della famiglia Romanelli. Cioè è un'asta di metallo con, in questo caso, delle punzonature, in quel caso erano dei buchi con dentro delle pietre. Ma questa porta porta a un buco nero dove c'è l'ombra e una scala che sono, diciamo, centrate come dilemma dalla croce. La croce ha sotto la sua ala la porta, che a noi sembra la porta d'ingresso, in realtà è la porta di uscita, perché l'ingresso è questo, è quello basso. Questa è l'uscita della folla, della messa, del rito, della, quando la gente esce, succede come a teatro, no? Che si va alla spicciolata e si entra quindi dalle porte piccoline, e invece alla fine le porte si aprono e si esce. È sempre successo così, in questo caso è successo così. L'altra cosa interessante, su cui poi non ritornerò se non con le immagini, è la questione dell'ordine architettonico. È del tutto evidente che quelle 3-6x di sopra fanno riferimento a una questione che riguarda la composizione dell'ordine e la sua imitazione nella forma della decorazione, e che invece c'è un problemino che riguarda questa cosa, che viene risolto in un modo nell'angolo del rivestimento e in un altro modo, cioè, non viene risolto nella facciata laterale. Cioè, se quello è un triglifo non gira invece l'angolo del rivestimento, esattamente alla maniera vitruviana, cioè l'angolo viene ripetuto, non c'è appunto il triglifo con tutta la sua ambiguità della colonna d'angolo e così via. Quindi questa cosa in realtà contiene, come possiamo ben vedere solo da questa immagine, alcune delle questioni che hanno riguardato l'architettura europea dalla metà del secolo XIX fino al dopoguerra, e che hanno ossessionato alcuni architetti, a partire da quel poveretto di sempre che si mette la capanna caraibica all'esposizione di Londra del 51, si inventa questa cosa dei quattro elementi, che è praticamente letterale. Se al fuoco o al focolare sostituiamo l'altare, e la questione che sta dentro, che anima, la funzione che anima questo spazio, abbiamo tutto, perché abbiamo un tetto che è indipendente dal rivestimento, il rivestimento è una tenda o quasi o la imita. Abbiamo un ragionamento sul basamento, che è il basamento della qui di 2 metri superiore alla campagna, ma è anche questo. Andiamo avanti velocemente, dette queste cose. Altra foto nella quale è evidente come si entra, è evidente la natura leggera del rivestimento rispetto alla natura forte di quelle pseudo pietre che ci sono là in cima, ed è evidente il rapporto con la campagna, che è questo pezzo, che è il battistero, come tutte le chiese del battistero. Appena entri c'è l'acqua, qui c'è una vasca d'acqua dove adesso ci sono i pesci rossi, si sente, c'è una cosa scarpiana con l'acqua che cura, si sente il rumore dell'acqua qui e così via. Ma questa parte è, come ce lo doveva dire Kenneth Frankel, però, come dire, questo è earthwork, è calcestruzzo e terra fino a qui. Dopodiché è copertura e rivestimento. Vai avanti, scusami. Si entra, questa c'è tutta la trasposizione che Don Santi ci ha spiegato molto bene, e che è la trasposizione del sistema classico di dedicazione delle chiese, per cui questa cosa qua normalmente è sul portone principale della chiesa, quindi questa cosa qui, la dedica, significa a tutti i liturgisti immediatamente, a me molto meno, che questa è l'ingresso fondamentale
di questa cosa non è quella, perché la dedica è qua. La chiesa si chiama Nostra Signora della Misericordia. Questa è una colonna di granito ibaveno messa, coricata, su cui è stampato questa cosa, l'unico pezzo di pietra, veramente di pietra, da cui è stato tagliato, lo si vede forse dopo in qualche fonte, dall'acqua santiera che è appena dentro l'acqua. Vai avanti. Quando noi entriamo passiamo dalla terra, col fonte battesimale che è qui, di fianco alla scala, qua, alla luce di questa cosa, e la prima cosa che si vede entrando, questo è il fonte, questo è l'acqua santiera, la prima cosa che si vede è il rapporto assolutamente intoccato del tetto con il rivestimento, perché questo è trasparente, questo è un materiale artificiale, potrebbe essere anche tessuto, non solo vetro, con dentro polistirene come era all'inizio. Comunque la materia traslucida che fa passare la luce, sulla quale muta la luce, non solo, ma come nelle, come dire, come nelle più vecchie organizzazioni, diciamo, di cattiva coscienza, la luce gira, ideologiche, gira per tutto il giorno in quella fessura e illumina davanti o dietro il crocifisso. Si vede questa linea viene fuori dalla differenza della luce che entra solo lì, fra la copertura e la fessura è molto sottile, perché sul lato c'è la trave secondaria, che vedete, è quella lì, quella è la principale, e queste sono le quattro, una delle quattro colonne di calcestruzzo a beton bleu. Quelle sono le sei travi secondarie precompresso, montate, postese sul posto, che sono prefabbricate, per cui il getto perfettamente pulito. Vai avanti. Come si vede bene da questa foto, fatta, questa non è stata fatta da Casale, è stata fatta da Bruno Morassuti, loro seguivano il fotografo. Non entro negli aneddoti, però si vede molto bene in questa foto la natura opalescente, non definitiva, di questo rivestimento, che è fatto a pannelli che hanno una loro proporzione. Tutta la chiesa è basata sulla proporzione 1 a 2. Tutti gli elementi della chiesa sono 1 a 2. Che questo derivi dalla questione del tatami piuttosto che dal rivestimento della cosa che era già costruita quando Mangiarotti va a Chicago, il primo lavoratore dell'IIT, che ha esattamente la stessa proporzione, o dal fatto che noi tutti lavoriamo, grazie all'Alberti, dall'1 al 2, grazie all'Alberti, Pitagora e la scuola d'Atene, su quei tre rapporti lì, 1 a 2, l'ottava, la quinta, la quarta, sono i rapporti che costruiscono 1 a 2, 2, 3 e 3, 4 e 3 quarti, sono i rapporti sui basi ai quali derivi tutti gli altri, inevitabilmente, eccezione fatta per quelli derivati dal ribaltamento delle diagonali sul lato di base del quadrato, come voi tutti sapete, spero, e non pigliate cantonate. Quelli derivano, come dice molto bene Piera Francesca, e come distingue molto bene Alberti nella prefazione del De Pittura, dall'applicazione alla prospettiva. Non lo dicono così chiaramente, ma lo dicono molto bene nella prefazione del De Pittura. Alberti parla di Brunelleschi, non parla della pittura, parla della costruzione come legge della prospettiva, quindi mette in questione la storia molto raffinatamente. Dunque, tutto ciò è regolato da questo rapporto, che è un rapporto banale, che è rappresentato anche dalle piastrelle, che sono sempre 1 a 2, che disegnano tutto regolarmente, non solo, è un edificio normale, un edificio in cui, diciamo, le applicazioni di queste cose sono applicazioni che si possono scorgere, non sono nascoste. Vai avanti, scusami se ti uso come... No, mi sono offerto io. Questa è invece la foto fatta sempre, vedete che non è, l'arredo non è stato ancora messo, sempre fatta nello stesso momento, però la sera. Perché la sera? Torna indietro un attimo, guardate la natura opalescente dei pannelli e guardate, e là c'è il cielo. In questa foto la natura dei pannelli è bianco, bianco, bianco sparato, e là c'è nero. Allora questo è
per parlare di verità e verosimiglianza, questa è l'immagine che è girata di Baranzata al suo interno, a partire da quelle foto in avanti, numero di Domus e numero di Casabella, ed è un falso, perché Casali aveva portato tutti i riflettori dello studio, li aveva posti fuori, li aveva sparati sul bianco per avere questo effetto bianco all'interno molto forte. E quindi questa cosa che Bruno Morassuti diceva, che guarda Giulio, che non è vero, perché dentro lì c'era un po' di penombra, c'era quella luce che Don Santi giustamente dice nel cortometraggio Buongiorno vedrete anche voi, è la luce delle chiese paleocristiane, è una luce opalescente, non è una luce smashing, è una luce che è legata all'opacità del materiale, che fa passare la luce sì, ma fino a un certo punto in maniera così forte, violenta e assoluta. E si vede molto bene in questa foto, perché c'è molta luce dentro, anche il disegno magnifico del cassettonato, del rivestimento della copertura, perché poi lo vedremo nelle foto di cantiere, basamento che finisce qui, tu entri da qui, questo è il bordo della scala, da dove abbiamo visto c'era l'acqua santiera quando arrivi, quattro colonne, sei colonne secondarie sono la struttura. Il rivestimento è fatto da quei copponi lì appoggiati sulle secondarie con su l'isolamento che abbiamo rimesso noi raddoppiandolo adesso, ma è una copertura molto semplice, perché i canali di sopra delle secondarie servono per portare via l'acqua sopra le primarie che hanno i goccioni. Alla fine la cosa è talmente semplice, ma quello è un rivestimento e comporta la decorazione in maniera diversa, questo è decorato dalla luce oltre che dalla sua materia. Quello è decorato da questo raffinatissimo ed elementare disegno a X che serve anche a farlo un pezzettino di tetto che resiste ai 150 kg adesso che diciamo noi dal metro quadro della copertura. Però è un cassetto nato, non c'è dubbio su questo, no? Vai. Il recinto, questa è la porta del parroco, qua c'è la casa parrocchiale, il parroco entra di qua, scende sotto in sagrestia che è nel basamento e da lì sale. Si vede molto bene la differenza rustica di questo basamento, che è fatto con pietre che si trovano nel terreno, perché sono pietre di fiume della pianura alluvionale. E questo è un muro molto particolare del quale possiamo cominciare a discutere là, se ti annoi oppure se ti troppe volte. Possiamo cominciare a discutere la questione dell'autore. Dopo lo vedremo, ma questo muro qui è un muro fatto con le pietre raccolte sul posto e con un impasto banalissimo di calcestruzzo, di inerti, di sabbia. Ed è diverso da un muro molto famoso che c'è in Arizona, a Taliesi, che ha esattamente la stessa inclinazione ma non ha la curva, che aveva fatto Morassuti quando era da Wright, con le pietre del deserto d'Arizona, quindi pietre diverse, però sempre lo slope, l'inclinazione, diciamo, forte, che ti dà un basamento come figura se tu guardi un muro da di fuori, no? Ma forse tutti noi, che adesso ci siamo abituati, non siamo più nel 55-58, quella curva lì è la curva della matita dell'Angelo Mangiarotti. Non c'è alcun dubbio, cioè questa cosa è una cosa che sta nel suo gesto di continuare a disegnare con lo stesso, alla sua scrivania, con la sua matita in mano, quelle cose lì che sono diventate poi le sculture a taglio laser che ha fatto a Carrara negli ultimi anni, un po' diversamente, ma diciamo quella curva lì è sicuramente sua, però l'idea, l'imitazione, la ripetizione di un archetipo, diciamo, è sicuramente di quell'altro, non c'è dubbio su questo. Tenete presente che lui aveva fatto le foto per Wright, che Scarpa ha usato tutta la vita per parlare di Wright, essendo stato con lui un anno, con la sua conta, di cui ci sono qualche scarpa, 35 mm, e che a Venezia abbiamo rappresentato ultimamente con la nostra, spero che arrivi anche il libro. Foto importantissime, perché Scarpa l'ha usato per tutta la vita per parlare delle opere di Wright. E lì ci sono le testimonianze dei ragazzi che fanno il muro
recita di Mark Twain, nell'altro Pagliesi, che è invece nel Wisconsin, quindi altro posto, completamente diverso. Vai. La cella, il tempio, la cella, tutto quello che volete, si vede molto bene in questa foto la questione del cumulo di terra che raggiunge con il prato il livello di basamento uguale al muro, si è regolato col cavalletto giusto, la natura inesistente del rivestimento rispetto alla durezza del basamento e della copertura. Così come si vedono alcune caratteristiche importantissime, la fessura là sopra dove entra la luce di fianco, oltre che vedere la luce di testa quando entri ed esci, perché la vedi fra le travi, come avete visto nelle foto, e questa fessura qua, che stacca il rivestimento dalla terra, dal rivestimento del pavimento all'interno, per cui tu lì e là vedi fuori, perché guardi dove metti i piedi. L'altra fessura molto importante, dove abbiamo restaurato la finestra che allora c'era, verticale, pivotante, corrisponde all'ordine. Qui l'ordine si raddoppia, invece di raddoppiarsi qui che gira l'angolo, si raddoppia dove c'è l'ordine interno, lì il rivestimento denuncia la natura strutturale della cosa che c'è dentro e che porta quella roba là, che se no sembra portata da una roba inesistente, una cosa inesistente che è il rivestimento. E lì lo puoi vedere perché ci sono delle grigliettine con dei vetri che ti permettono da dentro e da fuori di vedere. Vai. Come si vede in questa foto di allora del cantiere, è tutto molto chiaro, no? La luce là in alto. Invece, guardate qua, è una buona testimonianza della natura di questi pannelli. Come vedete, non è quella natura sparata di quella foto, ma una natura di materia strana, organica quasi, un po'. E la rigatura dei vetri, che è l'altra caratteristica importante, perché i vetri sono rigati, ma non sono rigati all'esterno, sono rigati all'interno. Sono dei due vetri industriali Saint-Gobain che non ci sono più e che non possiamo più utilizzare perché non sono temperabili. Quelli con le rigature che poi vengono state utilizzate per le serre, ma che allora si usavano per i capannoni industriali, perché la Saint-Gobain li aveva fatti perché rifrangevano, aumentavano, diminuivano secondo l'inclinazione della copertura l'illuminazione all'interno dello shed della fabbrica. E quindi questo effetto non è un effetto di rigatura superficiale, è un effetto di luce che attraversa la materia che ti rende la superficie ambigua, perché non è una superficie rigata, una superficie rigata dalla luce, dalla rifrazione dentro il materiale della luce. Vado avanti. Questa è l'inverso della foto che avete visto prima, cioè prendi i fari, li metti dentro, però in questa si vede molto bene che la natura del materiale non è omogenea in tutti i pannelli, perché il materiale non è uguale, anche se aveva la stessa densità di targa, non è uguale, e fa anche vedere che c'era un'idea che veniva propagandata da questa foto di che era l'idea espressionista della luce all'interno degli edifici, no? Che trasforma nel suo inverso alla sera questa cosa, allora in campagna, figuratevi, poteva trasformarla in una lampada nei campi. Next. Si ritorna in flashback a quello di prima, vai. 2, la realtà. Questa è la cartolina fatta dal parroco di allora, in cui si vede che la natura non amplificata, diciamo, dalla propaganda, è una natura povera, poverissima, una roba da periferia milanese industriale, ma proprio un capannone, è proprio un capannone, e in cui si vede in realtà molto bene una cosa che è stata importante nella discussione dell'estate, che la struttura è bianca, mentre nelle altre foto in cui viene abbassato il contrasto tra i pannelli di rivestimento e la struttura,
sembrava tutto bianco, non era così, e qua si vede bene. Così come si vede bene che se tu fai un downgrading ideologico e pigli un punto di vista sbagliato, portandoti uno scalo in cantiere, e chissà perché, mettendo a un'altezza che non ha alcun rapporto con la tua natura umana e col tuo punto d'osservazione che ti dà proprio la possibilità di inventarti quelle cose, è che ogni immigrato del sud che arrivava a Milano lì, nell'ambiente destoriano e viscontiano delle fabbriche di allora, il fabbricone, il destore. Comunque entrava da sotto e quindi partecipava in quell'emozione che qua non c'è, anzi è, come dire, sembra di sentire la classe operaia intorno di un pezzo in culo, un pezzo in culo intorno, non so, i giovani non l'hanno visto, però Gian Maria Monte che fa l'operaio intorno è dentro lì, no? Cioè non è, infatti Mangiarotti sosteneva che la riproducibilità di questa cosa, la riproducibilità per ogni ambiente di grande scala, questo è il modello di una campata ripetibile. E il loro progetto di ripetizione della chiesa, perché questo Montini voleva, quando aveva chiesto a tutti gli architetti, dei modelli della chiesa, ma dei modelli ripetibili come modelli, era il raddoppio della campata dei quattro pilastri. Non era per, con l'inversione dell'asse liturgico, se ne fai tre, se ne fai una grande. Cioè era un'idea di modularità industrializzata in cui questo è il prototipo di una cosa ripetibile, la cosa che Mangiarotti farà sempre con Favini, finché non litigano per qualche anno, per fare con Baglio, eccetera, nei catalogi industriali, raggiungendo un perfezionamento per la sua ragione e interesse di rapporto tra l'unitura primaria e secondaria, che negherà questo legame, perché alla fine le ultime strutture sono piatte e la colonna entra direttamente nel giunto primaria e secondaria nel soffitto. Vai avanti, qua si vedeva, scusa, torna indietro, qua si vedeva, si vede in questa foto cos'è la Via Crucis all'interno, si vede perché si capisce che c'è, in realtà però Via Crucis lì non scherza proprio niente. Di uno che si chiamava Cosentino, molto bravo. Anche quello è una cosa trovata, inventata nel rapporto fra donatori, curia e architetti. Questo era il momento in cui si facevano quelle cose. Questo è la dedicata dell'85, in cui si vede abbastanza bene che poi la natura della trasformazione con i condomini, con il clinker messo in verticale, per gli otto piani che sono ancora lì, e l'aggiunta del campanile di Bruno Morassuti con Favini in Portene, che è una di cui possiamo parlare chissà quando, per una critica interna alla questione del ferro che riperisce e che ride per stare riperendo, è in realtà dopo la bomba del 79, la bomba nelle periferie di Milano, l'eroina arriva quando noi eravamo studenti, nei primi anni 70, e diventa il principale mercato di diffusione nelle periferie, oltre che per i centri medi, diciamo, delle scuole come i licei e le medie dell'Europa. A Buonlatte è un luogo di immigrazione e quindi diciamo di organizzazione dello spaccio. E naturalmente, come Montini aveva ben previsto, chi si oppone a questa roba sono sociali, questo attacco sociale, l'uomo, periferia, l'umanità, sono i parroci, quelli bravi che capiscono che quello lì è il problema più grosso, perché lo vedono tutti i giorni, quindi sì, il parroco imbarazzato, il Bollate, come si chiamava così, era in prima linea nel sistema della Varesina, gli mette una bomba incendiaria per fortuna. Ma diciamo una bomba che tira giù tutte le parate, per ovvi motivi, perché non ci vuole mica molto in una scatola di vetro a farle giù, e che incendia i mobili disegnati da Mangiarotti, che poi sono stati rifatti. E il risultato qual è? È che non c'è più il rivestimento originario, che già aveva dato dei problemi riassumibili nella famosa definizione della architettura moderna legata la pubblicità del buon di Barbella,
cioè del posto che non è difeso dal freddo e dal caldo perché è tutto di vetro e non ci sono i muri, e quindi come già abbiamo avuto quei problemi lì. E quindi loro, che sono sperimentatori, cosa fanno? Beh, quando l'abbiamo fatto nel 55 c'era il vetro legato alla Saint-Gobain e poi il polistirolo si chiamava allora, appena uscito. Adesso c'è il policarbonato violare e il poliuretano materassino doppio triplo, e poi c'è questo strano vetro che si usa in capannoni, che è quello armato, per cui usano quello, con il risultato di trasformare quella cosa lì in una serra, perché il policarbonato violare diffonde tutto il poliuretano, cioè di avere un effetto molto peggiore dal punto di vista dell'ambiente di quello di prima. Però le esperienze che vengono fatte in architettura in quegli anni sono esperienze, diciamo, drammatiche. Questa alla fine era una chiesa, non ci stavano dentro tutto il giorno, ci stavano dentro come adesso per un'ora o due a seconda del resto, quello che si lamentava era Paolo. Però in questa nevicata dell'85, siccome poi i ragazzi di Balanzati Bollati tiravano i sassi e i vetri, vedete che l'immagine è quella un po', diciamo, da campo di concentramento, perché ha tirato su una bella rete lungo il muro, e quindi in realtà il deperimento di questa cosa, dal punto di vista della sua immagine, del suo riferimento, è facilissimo e immediato, non ci vuole mica niente. Io la chiesa per le prime volte l'ho vista così. Continua a dirlo. Bruno continua a dirmi che quella cosa di un capolavoro. Vai avanti. Questa è la statale per Varese adesso. Questa è la chiesa, questo è l'oratorio con i suoi campi di gioco, però, e questa è l'Interland milanese, adesso è diverso perché c'è un enorme svinco per la fiera e per la Romonza, è cambiato tutto là, però la densità edilizia è questa. Questa era la cascina originale di Balanzate, la Fibollate, che si vede in alcune foto dopo le scarpie. Come si vede però, il recinto ha fatto una cosa importantissima, perché il terreno sacro non era la chiesa solo, ma era il recinto. E questa cosa qua funziona e ha funzionato tuttora. Gli alberi sono cresciuti, in più il parroco ha messo, ogni volta che c'era qualcuno che faceva la donazione, ha messo delle cose intorno, insomma, quella cosa lì è diventata un po' un giardino non attaccabile. Ed è un recinto, vero rispetto a una cosa che è disastrosa, sì, ma fino a un certo punto tutte le periferie sono così, se non si spara in strada va anche bene, o no? Vai avanti, grazie. Questo è lo stato della chiesa quando abbiamo iniziato a fare i lavori di rilievo per il restauro, ed era uno stato, come vedete, diverso da quello di prima, un pochettino più idilliaco, perché c'è il recinto che funziona, se non sei proprio cattivo a fare la fotografia, con qualche cosa, qualche tuia che adesso abbiamo tolto. La tuia è stato uno degli articoli infestanti di cartini dell'Interland milanese degli anni 80-90, non solo. E la dedera che copre completamente la colonna con la dedica e così via. Però a parte questo, la cosa che si nota subito è il decadimento completo del sistema di isolamento ipotetico fra le due pareti, che sono a seconda dei pannelli, perché si sperimentava i pannelli di policarbonato all'esterno e dentro di policarbonato di vetro retinato. Peccato che il vetro retinato non l'avevano più messo all'esterno, perché il vetro retinato, quando prende il sole, dilata la rete e pam, salta. Quindi la sperimentazione è in piedi. Vai avanti. Questa è la prima foto fatta da Marco Introini nel 2004, quando abbiamo iniziato a pensare di fare questa cosa con la curia, perché il parroco voleva i mattoni. Non dimenticatevi questa storia, cioè qui quella roba lì non avevo più, vogliamo una costruzione solida, non ce ne frega nulla, con un po' di ambiguità la commissione d'arte sacra, in cui c'era un nostro ordinario di arredamento, di cui non dico niente, perché loro avevano bisogno anche di un ampliamento, che noi abbiamo, non parlare male delle persone, se, soprattutto in pensione,
su questo discorso della si era rilanciata un po' la questione della ristrutturazione del restauro della chiesa, perché loro sapevano che non potevano costruire una nuova perché non avevano i soldi. Però questa qui andava restaurata, come la restauriamo, la facciamo in muratura, la tiriamo giù, eccetera, eccetera. Bruno Guarasulti, che è sempre stato molto interessato a questa cosa, aveva cominciato a dialogare, ha cominciato a fare dei disegni, ha cominciato a discutere, e alla fine ne è uscito il lavoro che abbiamo fatto. Questa foto è importante perché testimonia del lavoro fatto sulla verosimiglianza. Con Marco Introini abbiamo preso i punti di stazione di Casali, esattamente quei punti lì, e abbiamo ricostruito il ritorno al futuro, andando indietro, seguendo i passi fondamentali del cantiere, non c'è tutto, però da quei punti di vista lì cercando di vedere, di testimoniare questo passaggio all'indietro e di nuovo avanti nel tempo verso la ricostruzione a partire dal 2004, anno in cui si è cominciato a pensare che si poteva fare davvero questa cosa qua. C'erano stati dei seminari, è uscito l'articolo su Casabella, il Politecnico ha preso l'archivio di Favini, quindi si è cominciato a ridiscutere la questione del precompresso come linea di avanguardia dell'ingegneria italiana. Abbiamo portato anche con l'Aldo, che è stato ricordato, Aldo a Losanna, dove lui aveva fatto l'assistente di Colonnetti nel 2004, proposta, eccetera, eccetera. Cioè si è ricominciato a discutere di una storia dell'ingegneria fortemente collegata con l'architettura italiana. In quegli anni rappresentate da ingegneri assolutamente collegati all'architettura, come voi tutti sapete, la scuola di Losanna è un episodio che anticipa diciamo gran parte di ciò che succede soprattutto nel nord Italia, la cultura industriale diciamo di matrice olivettiana. Il disegno industriale, dicevano quasi tutti gli architetti che hanno poi lavorato tra Milano e Torino, ma Torino molto poco, sostanzialmente a Milano c'era Angelotti che era uno studente, c'era Zorzi che era uno studente, c'era Favini che ingegnere romano che era arrivato lì per caso, perché i Favini sono in realtà originari della Valle della Gogna. La Valle della Gogna è quella di Antonelli, di Candela, quella valle che passa da Oleggio e scende da, e che porta diciamo alcuni di questi pazzi costruttori che vengono diciamo dalle regioni del nord Italia collegate ai laghi dove ci sono le pietre, mica peraltro, no? Perché da tanto tempo si costruisce, si lavora il materiale prima per portarlo in cantiere sapendo che cosa si doveva fare. Favini era lì perché era stato mandato per punizione a fare, essendo uno dei pochi ingegneri che riusciva a fare velocemente i calcoli derivati degli integrali, l'avevano messo a fare il contrario, come si dice a Milano, la contraerea alla Malpensa. Però era a casa, mi ha detto, mi ha fatto un enorme favore perché stavo dalla nonna, prende il suo retratto, scappa l'8 di settembre del 43, va in Svizzera e viene incontrato da Colonnetti, dove stavano cercando Colonnetti, Rogers, Olivetti anche, ma soprattutto Colonnetti, Rogers, Fanfani e Naldi, stavano cercando di costruire un centro universitario in Svizzera con gli internati scappati dall'Italia militari. E cercavano quelli che potevano collaborare con le cattedre. Colonnetti pesca Favini, che ha una grande capacità, intuizione strutturale, e sa fare perché si era appena laureato in ingegneria nel 42, sta nel 43 a militare, e gli fa fare l'assistente. E lì lui, Levi, più importante di Favini, perché Levi costruisce la parte teorica della scuola di Colonnetti, iniziano a lavorare su questa cosa del precompresso. E da lì, diciamo, deriva tutta l'esperienza del precompresso a Torino, con l'Istituto di Coazione Elastica, con il dottor Colonnetti, il rapporto di Levi con tutti i professionisti, perché non poteva che l'Istituto di Coazione Elastica certificare il precompresso. Non era possibile che venisse certificato da qualcun altro, che non sapevano come calcolare. E di conseguenza, alcuni di questi, come Favini e Zorzi, però hanno lavorato con
gli architetti che costruiranno poi tutto il fronte della prefabbricazione in Italia nel dopoguerra, Manzocchi e Cirillo. E la scuola di Losanna mette in campo tutta la questione del disegno industrializzato dell'architettura che diventerà poi nel dopoguerra alcuni esperimenti di edilizia economica popolare, eccetera, eccetera. Questa cosa è molto importante, se no non si capisce, come dice Poletti, come fanno alcuni ingegneri come Favini e Zorzi a essere dei grandi disegnatori di quel manufatto lì, perché sono cresciuti in una scuola nella quale si discuteva, si lavorava insieme al manufatto finito, finale, che usciva dalla produzione industriale. Quindi l'elemento è un elemento finito in sé, che poi quando viene montato dà esito a un sistema che non è più la campata dell'edificio costruito nel sistema artigianale, ma è fatto di elementi industriali. Vai avanti, scusami. Queste sono le tre foto, diciamo, del 2004 che riprendono i punti di vista di ancora i tre punti di vista che avete visto di Casali, no? Con la quale si poteva fare subito un parallelo dal punto di vista del rapporto verità e similianza. Quella roba là non c'era più, c'era un'installazione di arte povera, così come viene fotografata da Linnink, che passa e fa una magnifica foto che andrà a una delle fiere artistiche degli anni 2000, che va alla casa di testori, che chiama la casa di testori, che è una cioè artistica dell'Interland, che mi chiama dicendo: abbiamo saputo che lei ha l'archivio di Favini, ci piacerebbe avere assieme una foto di Linnink l'elemento che lei ritiene più importante di quella roba, c'è in quell'esposizione di quegli anni, Giorni Felici si chiama, questa esposizione che loro fanno ancora, riunendo tutti gli artisti nella casa di testori. In quella stanza c'era il concio, il disegno in cemento armato del concio come elemento, e di fianco la foto di Linnink, che è una foto che non appartiene alla tradizione di Casale, ma una foto della fiancata dall'interno, che è del tutto evidente, si passa. Vai, di una. Questa è di nuovo la testimonianza del passaggio in tre scatti, fondamentale questo scatto. Vai. Questo è lo scatto al momento del 2004 e questo è lo scatto gira alla fine dei lavori. Vai avanti. Questo è quello che abbiamo fatto. Il capitolo 4 è l'intera sequenza dell'interno. Solo dell'interno. Uno, vai, due, questo è il cantiere aperto, non è più quello di prima, il cantiere aperto, il teatro dell'azione, vai. Questa è la struttura denudata, come si vede, come dire, come dice Moneo, se l'è trovata lui questa roba, però mi sembra molto importante, citando Alberti. Il tetto è la parte più importante della costruzione. Se il tetto resiste, resiste tutta la costruzione, che è il riparo essenziale. Quindi questo è un punto di contatto, diciamo, piuttosto importante, che nel nostro caso era certificato dal collaudo, perché il collaudo di questa cosa aveva garantito nel 2004 che questa era l'unica cosa che teneva. Noi abbiamo lavorato su il solaio dell'aula, che invece è un solaio di cemento che aveva dei problemi. Non li avrebbe avuti subito, però ci sono 400 kg al metro quadro e quella cosa lì non aveva capo sulla posta, quindi era un problema strutturale. Vai avanti. Mentre invece la copertura no. Questo è l'inizio del montaggio del rivestimento, ridisegnato come quello di prima, ma completamente nuovo, montato a secco, mentre quello era saldato, profili industriali saldati, che faceva un tubolare che aveva dato origine, quindi a tutto il decadimento interno del sistema di acciaio, non rivestito né pitturato né mantenuto, sul quale quando aveva messo la bomba avevano sovrapposto sul bianco andato, no?
Abbiamo solo accosto alluminio grigio. Questo è uno dei motivi per i quali il colore di questa fase di infinito, che è in acciaio inox pallinato, che è un sistema che si chiama Shorty, che pulisce la parte lucida dell'acciaio, ma comunque tiene la materia dell'acciaio inox, quindi non fa decadere la materia e quindi non dà manutenzione possibile. I profili sono stati montati a secco con i bulloni, con delle viti svasate, quindi le vedi ma non le vedi, di questo parleremo dopo, ma sono il colore grigio dell'alluminio che noi abbiamo trovato, non è il bianco originale. E quindi questo pone un'altra delle questioni da restauro: qual è ciò, la cosa che tu restituisci come memoria fisica, visiva in questo caso? Qual è il colore o la materia, se non ce l'hai più, che rimetti in causa? Rimetti in causa l'ultimo rivestimento montato, non lo fai in alluminio, lo fai in acciaio, lo fai con lo stesso colore. Ci abbiamo messo un po', non è adesso, io sto cambiando il tempo, ma fai montaggio del rivestimento, vai, aula finita, senza arredi, con la luce che entra, ripete il gioco che ha sempre fatto dentro questa cosa. Come vedete, in questa foto non si capisce molto, ma il rivestimento non è un rivestimento piatto, non è completamente un rivestimento piatto, perché è un rivestimento che ha una sua natura interna, di cui parleremo guardando più in dettaglio le foto. Cioè non è la bianco latte, è un'altra cosa. In questo momento questa cosa si può vedere solo da questo lato qui e da quell'altro, per cui si intravede qualcosa fuori, ma fai allora finita con la bomba. La via crucis fatta dopo la bomba in terracotta, sempre da Cosentino, montata lì. Prima non c'era, c'erano solo le croci al centro di quel pannello originale. Vai avanti. Oh, allora, capitolo quinto, la questione teorica. Lo stesso ordinario, incontrato un giorno in corridoio, mi dice: ah certo, Palazzetto, tu fai semplice, parli di riscrittura, certo che è una riscrittura, è anche facile mettere la questione del restauro e così. Devo dire che questa cosa in realtà, che allora a me era diventata naturale, nel lavoro che stavo facendo, mi stavo facendo la stessa cosa riscrivendo lo stesso testo con parole e elementi diversi, ma non cambiando, cercare di non cambiare la forma e quindi la sostanza sintattica degli diversi elementi che venivano montati. Questa cosa viene fuori da una citazione di Sergio Poretti, che dice: certo, alla fine quello che avete fatto Baranzate voi è quello che ha fatto, che descrive Borges nel suo racconto su Pier Menardi, in cui racconta come Pier Menardi scrive il capitolo 16-17 in parte del Don Quixote, ma li descrive uguali, assolutamente ricalcando la stessa cosa, ma compenetrando il testo, avendolo scritto lui tre secoli dopo, di tutta un'altra serie di possibili accorgimenti che però non si vedono. La cosa interessante di questo paragone, che diceva Poretti, mi sembra di poter fare, è che l'opera di chi restaura deve essere un'opera invisibile. Io, onorato di questa cosa, non faccio nient'altro che dire: forse è vero, anche se come logico il paragone di Borges è importantissimo, però è vero che l'operazione che noi, forse anche progettando sull'esistente, facciamo è un'operazione che, a seconda della profondità e dell'apparenza del nostro ego, della capacità di essere legati ai gruppi di investitori internazionali nelle aree, è o meno anonima o evidente, ma è comunque un caso di scrittura più o meno consapevole, più o meno vergognosa, più o meno diciamo. Vada avanti. La riscrittura che abbiamo fatto noi l'abbiamo rifatta a partire dai disegni, che sono l'altro testo che c'è. Questi sono i nostri disegni di scrittura, quelli che sono serviti per il progetto.
piano terra così come era alla fine, con gli alberi nuovi che non c'erano allora, gli ulivi lì davanti e quelli piantati al parco intorno, e con le nuove accesso, perché l'aula, la cappella, la cosiddetta cappella feriale qua sotto, vai avanti che ci abbiamo interrato, questa è l'aula e questo è l'interrato. L'iniziale è stato mantenuto nel progetto dalla pavimentazione iniziale come disegno, che sono marmette di corto quadrate che disegnano esattamente gli ambienti che c'erano allora, cioè la cappella della Vergine, la sagrestia con gli armadi per gli arredi e i vestimenti e il fonte battesimale all'inizio. Questa è la cappella feriale nuova, che era quella che loro volevano, ed è andata al posto del magazzino che c'era per gli arredi, che sono stati messi nel sotterraneo della casa del fabbrico, e questo del fabbro, scusate, del parroco, e questo è la toilette, pure per il disabile, cosa necessaria nelle chiese adesso, e questo è invece il nuovo locale impianti, che è un locale impianti che funziona con il pozzo di cambio di calore, eccetera, eccetera. Di questo possiamo parlare in un altro momento, ma di cui il fabbro, perché continua a dire il fabbro. Il parroco ci ringrazia, l'ha ringraziato ancora l'ultima volta, perché non solo spende molto di meno, ma vende anche l'energia all'Enel in sovrappiù, perché questa è una chiesa, non è una casa di un ufficio, quindi l'energia che tu fai pescando l'acqua e mandando la pompa di calore non è solo quella che ti serve, ma è quella in base al contratto della captazione delle acque, puoi vendere all'ente principale che la produce. Questo è l'ingresso esterno che abbiamo dovuto fare per provare, non solo di ingresso alternativo all'ingresso ufficiale che per il sotterraneo è questo, ma è anche l'uscita di sicurezza del sotterraneo, perché non c'era, quindi sai com'è. Questi sono due pozzi che abbiamo ricavato nell'inclinazione del terreno fuori per illuminare una cosa che aveva una natura di interrato, vai avanti, si vedrà poi. L'aula la commentiamo in sezione, che è meglio. Le sezioni sono due principali, dove erano anche allora. Questa è la sezione che fa vedere il dispositivo di ingresso, il fonte battesimale, la cappella della Vergine e il corridoio. Qui c'è un'altra figura simile a quella pescata da Bruno Morassuti in Trentino. Questo è un Cristo del XIV secolo, questa era una Madonna molto bella che è ancora lì di legno. In questa cosa si vede anche il nuovo campanile che è stato messo, che mancava, quindi lo volevano, ma che è in Corten. Bruno Morassuti aveva fatto, forse la conoscete, un edificio abbastanza impressionante, che è la sede della scuola del centro di istruzione IBM a Novedrate, che è stato il primo edificio in Corten in Italia, con struttura e rivestimento in Corten. Anche lì la sperimentalismo ha fatto dire che il rivestimento in Corten se n'è andato, perché il rivestimento in lamiera sottile di Corten viene smangiato dalla condensa interna al rivestimento, perché il Corten è troppo sottile, la lamiera è troppo sottile per fermare l'ossidazione, mentre invece la struttura tiene bene anche nel rivestimento. Questo era una polemica, secondo me Bruno non l'ha mai detto, ma è una polemica nei fatti nei confronti dell'industrialismo rispetto invece alla natura dei materiali, in the nature of materials, rispetto al fatto che questo non decade, è un materiale che usa la sua stessa natura di decadimento per stare, e quindi detto questo gira. C'è l'altra sezione, che è quella di quello che c'è adesso, che è quello del corridoio della sacrestia, che è sempre stato lì, del locale impianti nonché toilette, e della nuova cappella feriale con le scale che girano e aprono dai varchi disegnati come il vecchio varco del parroco, cioè con bocce di fiume dentro, vai avanti. Sezione longitudinale in cui si vede molto bene il dispositivo di salita e discesa delle scale, mentre invece la doppia natura della coincidenza di questo livello con il basamento della cosa e la discesa dell'uscita delle masse verso
diciamo, la fine del rito. Questa scala l'abbiamo spostata perché abbiamo bisogno di spazio, la scala da cantoriana, sono dettagli, non sono importanti, l'abbiamo messa lì, sopra quell'altra. Tutto il progetto è stato fatto con Bruno Morassuti fino alla fine. Bruno Morassuti è morto l'agosto del 2008, dopo che avevamo presentato nel luglio del 2008, dato la richiesta finale, l'approvazione a, non posso essere esplicito in napoletano, a quelli della Commissione Paesaggio di Baranzate, che contrariamente al parere di Artion, soprintendente, volevano avere fare loro la certificazione come Commissione Paesaggio di un bene vincolato per diritto d'autore, no, vincolato dagli autori che stavano rifacendo e firmando con me la stessa cosa. Quindi, detto questo, purtroppo Bruno a quel punto lì non c'è stato più e quindi l'apporto, diciamo, sullo stesso tavolo, però il progetto era fatto, quindi in realtà abbiamo dovuto seguire la linea in cantiere fino alla fine. Era l'estate del 2008, i lavori sono finiti. Nel 2015, con la messa di Natale, poi la chiesa è stata riaperta l'anno dopo, però ci speriamo tutti, mi sembra anche giusto a fare la messa quella sera. Vai avanti. Questo è il rivestimento, il rapporto tra rivestimento e basamento. Questo è 58-79, cioè il rivestimento prima la bomba, in cui si vede, credo che lo vediate, la rigatura. Qui si vede il passaggio ombra luce, qui si vede meglio, che è una rigatura non esterna ma è di rifrazione all'interno. Qui si vede la fessura, qui si vede la natura dei profili fatti per saldatura con due C e due lame, che sono quelle che garantiscono la controventatura di un rivestimento alto 9 metri che è fissato solo qui sulle travi principali. Questa è la bugnatura a mazzetta e punta fatta, come si faceva allora in tutta la tradizione del Novecento anche milanese, nei basamenti e nei cerchi. Gira. Questo è il rivestimento anche dei profili in ferro che avete visto prima, originali bianchi, e il rivestimento in policarbonato e poliuretano che già cominciava ad andarsi. Come vedete, tutta, immaginate cosa c'era qui dentro, poi c'è qualche immagine della cosa. E quella cosa doveva tenere su una parete di 9 metri di vetro. Vai avanti. Questo è la fase finale, diciamo, non c'è una cosa intermedia in cui si capiscono due cose. Torno indietro un attimo che forse si vede. Primo, quello che è successo qui. Vai avanti. E cioè, questo è il profilo d'appoggio della parete, questo è la cappa di consolidamento che è stata fatta al solaio sostituendo alcune pignate con delle travi. Questo è quello che hanno chiesto loro e la curia che sta scaldando tutte le chiese di Milano, caccia pure ha scaldato Sant'Ambrogio. E questo è il nuovo sistema di ventilazione su tutto il perimetro, che è esattamente quello dell'IBM. Lo vedrete, cioè lungo il perimetro si lava l'aria, si recupera al centro, era già fatto così, era fatto con delle bocchette simbolo. E questa è la differenza di spessore del rivestimento. Vai avanti. Questa è la natura del rivestimento, sono 6 cm, quasi 7 cm di vetro, composto da tutti questi strati. Il colore è ottenuto da uno strato qui di PVB bianco su questo primo livello di rivestimento qui fra le due. Questo vetro qui è un vetro temperato con rigatura acidata che non è rettilinea ma che dà più o meno quell'effetto là. Questo è un vetro stampato che è accoppiato col vetro interno che dà un effetto non piano ma di differenza di passaggio di luce a seconda dei punti, che è simile
rievoca quella cosa, siamo nel campo della verosimiglianza percettiva in realtà. Abbiamo provato varie cose, fra cui il pattern di polistirene fotografato in controluce, che alla fine abbiamo scartato, anche perché non funzionava bene, quel livello lì di verosimiglianza era più davvero vicino all'arte povera, cioè un'operazione grafica fatta sulle superfici. E Bruno non era convinto di questa cosa, né della rigatura alla piano, come la chiamava lui, né della sidatura bianca alla citterio, come la chiamava lui, cioè dello scomparire delle differenze o nella rettilineità della cosa oppure nella completa piattezza di un rivestimento bianco. Alla fine il risultato, sopra questo che era, noi abbiamo messo un C che non è un C di commercio, ma un C piegato da 5 cm, esattamente come la struttura di Corten non è una struttura fatta di profilati di fabbrica, ma una struttura piegata, per cui la curva della piegatura quando pieghi il ferro è la curva del naso nella sella della piega e determina un profilo non secco come il profilo a estrusione, ma determina un profilo tondo in cui la luce non fa l'ombra secca, ma viene smussata da qua. Questo l'abbiamo fatto perché abbiamo detto, ragazzi, qui noi stiamo introducendo una decina di centimetri in più che dobbiamo poi recuperare nei pannelli, non è un problema, insomma, un centimetro per pannello non lo vedrai mai, ma dobbiamo mettere in evidenza questa differenza per forza, e la mettiamo in evidenza semplicemente trattando diversamente la sua forma, che non è più quella secca dei loro angoli, ma è quella dell'angolo smussato piegato. Torno indietro un attimo, questa cosa si vede abbastanza bene qua. Questo è il profilo originale, questo è il profilo che abbiamo aggiunto. Per spostare tutto è più in alto, ma tutto è esattamente salvo il riallineamento pannello per pannello dell'altezza, perché non poteva avanzare il calcestruzzo più compresso. Vai avanti, corri, ancora. Il risultato che qua si vede nella foto, però che non so se vedete voi, è accentuato dalle ombre degli alberi, però è una superficie che non ha una natura piatta all'interno, ma una natura granulosa, ma non granulosa sulla superficie, granulosa dalla luce che passa attraverso questa cosa. Vada. Il cantiere e la costruzione. Questa foto magnifica sulla quale abbiamo montato tanti ragionamenti è la foto che mette in luce gli elementi del cantiere. Il basamento, di cui si vede il basamento, il solaio dell'aula prima del getto, con le pignante che non si vede qui, ma sono pignante che avevano allora la superficie legata, per cui il getto che veniva fatto era un getto che non era armato se non con due ferretti messi fra le righe del pignante, ma era un getto che collaborava, i ferri erano messi qua, ma chiamarli travetti, francamente non saprei se dire ingegnere di Calais, però diciamo sicuramente costituivano l'armatura di questo solaio. Questo era invece un manto derigato in cui la cappa faceva collaborare tutta la pignata su tutta l'estensione, però diciamo che non saremmo credo in grado di certificare nulla di questa roba adesso. Questi sono invece gli elementi, questo è la gru, è il piano di movimento della gru, quello è il magazzino di cantiere in cui ci sono gli elementi delle travi secondarie prefabbricati altrove, lasciati in cantiere, le cose, chiamiamole, i pannelli di copertura che disegnano poi quel magnifico disegno che abbiamo visto, e basta, perché non ci sono gli elementi di chiusura che poi invece verranno disegnati, di chiusura delle tensioni. Vai. Questo è il disegno originale di Morasutti e Mangiarotti, in cui si vede bene la natura del basamento, c'è lo stesso calcestruzzo che va su e che è il calcestruzzo dell'orditura primaria che sale su dal lato. E questo invece è
gira la sezione di Favini, in cui si vede la natura strutturale di schietto di questa cosa con le colonne e con le X dell'orbitore secondaria e le quote fondamentali, e con il fatto abbastanza importante che qua si vede poco, ma che si vede nelle piante successive. Provo a girare questo, diciamo, parliamo del basamento. Cioè, ho provato a dire che il capitolo 6 è diviso in tre punti, quelli che dicevo prima: basamento, struttura e rivestimento. Nel basamento, in cui qua si vede meglio quello che dicevamo prima, sia la leggera armatura di bordo che qualche ferro di richiamo di quelli messi giù sulla trave di bordo, che l'incastro del piede della colonna nel muro che regge tutto il piano basamentale. Cosa abbastanza importante, perché adesso abbiamo deciso di fare una modellazione, perché al dipartimento c'è rompo. Quella cosa lì, certo, non è certificabile come antisismica, però c'ha un piede di incastro di 2,50 m alla base di queste quattro colonne, per cui ci piacerebbe vedere, come abbiamo fatto con Simoncelli, la verifica degli hangar di Nervi, facciamo pure la verifica di questo qua, che nessuno ha mai fatto in realtà, no? Però lo vediamo, perché così evitiamo di scontrarci ogni volta in corridoio. Perché quell'incastro, quello lì è un incastro, ed è un incastro anche sopra, perché il disegno del capitello, torna indietro che si vede di più, è un disegno che aumenta l'incastro della secondaria sulla trave principale, non determina solo un incastro, i conci sono 80 cm da trave alta 1, lì diventa alta 1,20 sulla colonna, quindi bisognerebbe poi verificare questa cosa, perché da una parte c'è un incastro e dall'altra parte c'è un carrello, che Favini ha polemicamente discusso con Mangiarotti, che lui gli ha nascosto al capitello, che tutte le volte era una questione dove l'hai messo in romano, dove l'hai messo il carrello. E quindi vai avanti, dai, che usciamo dalla Mangiarotti, però che è molto divertente. Vai. La natura del basamento, e di questo ritorniamo, cominciamo ad avvicinarci alla questione degli autori e del team. E dunque la natura di questo tipo, getto brutalissimo che regge una piastra. Di sopra il mondo è completamente diverso. Vai. Questo è quello che c'è adesso, il restauro del muro, per come siamo riusciti a farlo, ed era in buone condizioni, quindi non è difficile. Le luci le abbiamo rimesse con i LED lì, sulla cosa, questo è il restauro del fonte battesimale che era un po' smangiato, ma insomma questa natura di basamento, una natura che sta fra il calcestruzzo, le lastre di beola del pavimento dietro, qua verrà poi quel mattone che avete visto nel disegno, e il legno dell'ingresso su una lastra che è appoggiata direttamente sui muri. Vai avanti, siamo allo stesso disegno però degli autori, in cui si vede che il legno procede in tutti gli armadi della sacrestia, quindi questo dialogo sulla natura dei materiali è un dialogo lì, costante, che si vede. Vai avanti. Questo è il disegno di Favini, in cui si vede il solaio a piastra della sagrestia, che è diverso dai solai, scusa, della Cappella della Vergine, sagrestia dei fondi, e invece la natura fortemente basamentale di tutto l'apparato dei muri di calcestruzzo, che è assolutamente forte. Vai. Questo è il disegno fatto con da Stafavini stesso, ma con Tito Negri, che è il suo ultimo ingegnere, ma quello che lavora con Negri, si chiama il suo cugino, in cui si vede il lavoro che abbiamo fatto sulle travi, tirando via una pignatta e montando invece delle travi longitudinali che vanno a pigliare le travi di bordo e che sono interrotte dove ci sono le pignatte, non dove ci sono le travi, dei nuovi buchi per la reazione di tutto il bordo dell'aula. Questa cosa non si vede qui, ma si vede poi più avanti.
Vai. Questo è il lavoro fatto tirando via una pignatta nel suolo resistente e a poco armando le travi. All'inizio del cantiere, la prima cosa che abbiamo fatto, come si vede, per forza, perché poi dovevamo fare il cantiere, non potevamo andare avanti. Questo è il dettaglio di quello che è successo, e cioè tutta l'armatura della trave, che arriva alla trave di bordo, i buchi per determinare la reazione costante a bassa velocità, perché uno dei problemi, come voi sicuramente sapete, è che non puoi avere la velocità dell'aria di emissione a temperature e velocità superiori a certi dati, se no senti il fischio delle bocchette, senti il freddo che ti arriva, un caldo che ti arriva addosso di bordo, e senti il rumore. Se tu hai una velocità dell'aria superiore a certe cose, senti. Qui in realtà il problema era che noi dovevamo lavare una parete alta 9 metri, quindi l'aria doveva andare di qui e doveva arrivare a una certa velocità. Quindi tutto il bilancio e anche la dimensione delle bocchette è stata calcolata in questo modo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Vai. Qui si vede lo stato dei ferri, tolto il rivestimento di alluminio, e quindi di fatto l'impensabilità di poter restaurare una cosa del genere, che doveva tenere, oltre che per i problemi del cambio di livello. Vai avanti. Questo è il campione del nuovo profilo confrontato con l'esistente. Questo è il pezzo fatto in officina e la decisione, dopo lunga e approfondita discussione, come si dice in verbale, è stato deciso di adottare questo piano. Però questa foto è molto chiara, no? Si vede abbastanza bene ciò che è stato fatto. Vada. E si vede anche abbastanza bene da questa altra, a parte le deformazioni, diciamo, dovute al cantiere, questa è la campionatura della griglia di bordo e il sistema di immissione dietro quella C, che ha costituito il bordo esterno del canale, dell'aria che viene poi lanciata. La canalina di bordo, come si vede, dialoga nel rapporto fra il limite del pavimento e le vecchie bocchette, che sono queste che in realtà abbiamo tenuto nel disegno della cosa, mettendoci però solo le luci, a differenza, prima era una bocchetta dell'aria e una bocchetta delle luci, una bocchetta dell'aria e una bocchetta delle luci, adesso sono solo luci e l'aria che viene fuori dalla bocchetta delle luci, vai? Come si vede qui. Molto bene, questo è il nuovo apparecchio che viene poi girato e messo dentro, eccetera, eccetera. Questo è il nuovo pavimento che sostituisce quello vecchio, fatto con Casal Grande, campionando la qualità esterna uguale a quella del cotto originale, che non deve essere piatto anche lì, ma deve essere vibrato, pur non essendo lucidato per 50 anni, o unto per 50 anni, o calpestato per 50 anni. Quindi anche questa è una materia prodotta in fabbrica, abbiamo trovato la stessa produzione, perché loro, proprio loro, con la struttura di loro, non hanno una mentalità, diciamo, di produzione dell'oggetto artistico di per sé, ma hanno sempre avuto la mentalità dell'uso degli elementi industriali di default. Sono sempre stati elementi industriali normali, non sono mai stati inventati, se non per la struttura, che è un'invenzione, se non per l'assemblaggio. Non a caso Graf ha intitolato il suo libro su Mangiarotti La tettonica dell'assemblaggio, che mi sembra un bellissimo titolo in quel caso, perché in realtà è una tettonica non dell'invenzione, ma una tettonica del mettere insieme i pezzi. Ho quasi finito, perché se no chiudiamo troppo tardi. Vai avanti. La differenza fra i due che abbiamo visto prima l'ho confrontata. Vai, vai. L'ultimo. Pezzi da montare. Vai. Il disegno con l'armatura del singolo elemento, in cui si vedono fuori il passaggio, che si vedono i canotti che spuntavano negli elementi prima. Vai. Il disegno dei cambi di pre-compressione, che verranno poi postesi in due fasi successive, prima del getto della trave principale, che è questa qui,
dopo ci sono le foto e dopo alla fine nella testa delle travi. E quelli sono i diversi profili e questo è l'elemento con la piastra finale di testa per assicurare la tensione dei cavi. Vai. Questo è il dettaglio di Favini dal basso, in cui lui insiste, come si vedeva in quello di prima, sul fatto di aver disegnato il concio pieno da una parte e vuoto dall'altra per poter utilizzare lo stesso pezzo capovolto per l'inversione del momento e corrispondenza della primaria. Per cui quella cosa lì, cosa importante per la costruzione, diventa la decorazione del soffitto in quel punto all'incrocio con la pittura primaria. Vai! I ferri della primaria, ancora, la copertura per come era prima di montare, magnifica fotografia di Casale, in cui Poretti, questa volta, secondo me, consapevolmente, non lo so fino a che punto, ma sono quasi sicuro, cita Gan, che dice degli angoli di nervi che sono trattenuti a terra, non sembrano appoggiati, ma sono trattenuti a terra, che qua diceva, ma questo tipo di struttura così artificialmente tenuta lì, così leggera, più che essere appoggiata su quei quattro pilastri, sembra in queste rappresentazioni tenuta, ancorata a terra, perché i pilastri sono sottili, no? Però è esattamente quello che dicevi anche nel libro del Tino, quello giallo, quello della collana, il balcone, a proposito, l'ho trovato lavorando su Nervi, ma prima non l'avevo mai trovato. Vai avanti, c'è qualche altra foto, ecco, il montaggio, l'incrocio fra l'obiettura della primaria e le travi montate sull'impalcato, con anche quella foto teatrale famosissima, che in realtà è teatro, quello proprio teatro, degli operai che infilano i cavi. Vai. Queste sono le foto della tensione dei cavi su esattamente quel punto lì, con forse qualche interrogazione su quelli che guardano, per dire, ma mentre quello, come vedete, è molto più quello sopra è Favini, quelli sotto sono quelli che lavoravano con lui, una capella, l'impresa, cioè quelli che tiravano per lui, mica l'impresa. Però sono sul posto, quello non è Baranzate, ma è o Ivrea oppure il solaio della Bocconi, perché a questa lui ha fatto il solaio, un muzio il solaio della messa della Bocconi, che è un solaio ventaglio prima in più. Però quello è lui, vedete l'atteggiamento diverso? Come dire, questi sono un po' preoccupati, è vero? Lui è lì che guarda, si diverte e prova, dice, tanto va sicuramente. Dovete vedere sul sito della Fondazione Alfa, oppure su YouTube, il documentario che abbiamo fatto su di lui, che si chiama Ritratto di Aldo Favini, per cui capite anche che tipo è, perché lui le racconta tutte queste cose in diretta ed è bello, molto bello e molto istruttivo, per questo nesso tra il disegno, la forma, lo sforzo e la capacità di avere un coraggio sperimentale notevolissimo, compreso quando racconta la disarmatura il disarmo della sua prima opera, che è una volta sottilondulata, che avviene perché tampona, lui si fa tamponare, tampona un cagno che era lì alla stazione, che era uno dell'impresa, per cui lui ha frenato un corpo, ha picchiato una cosa e pam, è caduta il cassero di una volta sottile, e lui era tutto contento perché dice finalmente ha salvato il colpo. Però era un tipo così, quel martinetto e tutto il martingegno è il suo brevetto, per lui appartiene alla generazione, è un elemento di passaggio forse, Marzia può dirlo meglio di me, fra la generazione dei brevetti, cioè Morandi e tutta la generazione prima, e invece quella dopo, come Zorzi, che lavora con la divida e lavora perfezionando i brevetti industriali direttamente con le imprese e con i produttori dei grandi brevetti. Vai avanti. Questa è la foto famosa della cosa.
con la pelata di Giulio Asciutti. Meravigliato, guarda, questo miracolo. Ti devo sempre interrompere, Francesco, scusa. No, sto scrivendo cosa. Questo è il contrario fatto con i Troini durante il cantiere dalla parte opposta per questioni di luce, ma insomma, vai. Il rivestimento, la copertura, vai. Il disegno di Mangialotti e Monsucchi, vai. Foto di Bruno del cantiere in cui si vede la struttura del rivestimento che ha qui il richiamo per il serramento, che è fatto da due profili banalissimi che tengono i vetri e quegli altri che fissano il fermavetro. Lì c'è una cosa di cartarina e in cui si vede molto bene il rapporto di questa con quella là, si vede anche bene la trave che tiene tutta l'orditura di questa maglia molto leggera che sta intorno. Vai. Questa è la foto di come abbiamo trovato noi la struttura dall'alto mentre stavamo facendo e che abbiamo pulito, cioè quello era il resto dell'incendio ancora, ma come vedete è lì, non gli è successo niente in realtà. Vai. Questo invece è la primaria più rovinata, perché aveva preso più acqua, che abbiamo riparato, ma era l'unico danno vero al calcestruzzo, era un danno ridicolo, perché è stato ripulire i ferri e trattarli e ridare con le malte di ripresa l'angolo alla trave, si vede, nessun problema, eccolo qua, vai. E queste sono le campionature per ridare la pulizia interno e esterno ai porci. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, poi un giorno ho chiamato Enrico Valli, che era il disegnatore di Angelo e di Bruno nel 55-58, perché ci ha assistito anche lui, una persona squisita. Ho detto, senti, io ho dei problemi, vieni a dare un'occhiata, perché non sappiamo qual è il grado di copertura che dobbiamo dare al calcestruzzo che ha preso l'acqua fuori e a quello interno che abbiamo pulito, cioè l'abbiamo lavato, è tornato grigio. E lui dice a telecomando, Giulio, non ti preoccupare, quando è arrivata quella roba lì in cantiere, Mangialotti non era tanto contento, è andato a pigliare due tonne di bianco all'interno e gli ha dato una mano. Quindi a quel punto abbiamo scelto quello che ci sembrava più testimoniare il rapporto fra il tempo e la restituzione che abbiamo dato, cioè quello più vicino alla natura liscia o corrugata all'esterno, liscia, perché non aveva preso l'acqua, corrugata. Operazione tuttavia non semplice, al di là della testimonianza di Arduino. Vai? Questa è la testa che nasconde le vie di viso dei cani che abbiamo rimesso a posto. Abbiamo tenuto anche tutta la scorsalina originale raccordando il doppio triplo livello di impermeabilizzazione e isolamento che abbiamo messo sopra. Quindi quella lì è la scorsalina che c'era. Naturalmente rimessa a posto dov'è, ma è quella lì. Vai? Questo è quel poco, quei puntini rossi sono quelli che c'erano una volta pulita con l'immopulitura non proprio così leggera, ma neanche pesantissima, la struttura da quella cosa nera che avete visto prima. Quelli lì rossi sono quei pochissimi danni che questa cosa aveva subito nel tempo, ma per ogni motivo l'acqua non gli era mai arrivata, quindi nessun problema. Vai? I buchi nei croci sono i buchi per la gru. E questa è l'opera, diciamo, finita all'interno. Vado avanti ancora, che abbiamo finito. Questa è la sequenza. Chiudi. Due. Vai. E questo è il capitolo finale di cui mi concedete 10 minuti. In cui il problema è capire chi ha fatto questa cosa. Quella foto in alto sono Bruno Morasutti e Angelo Mangialotti nel loro studio, che è durato 5 anni, da 55 al 60, in cui hanno fatto praticamente tutte le cose che hanno reso famoso gli uni e gli altri.
La prima, quella cosa che vedete, è la tomba Romanelli, che deriva, probabilmente il primo lavoro, non ne siamo certi, ma probabilmente il primo lavoro che deriva dall'eredità di Angelo Masieri, che stava lavorando con Scarpa per la famiglia Romanelli a Udine, e essendo morto, essendo Morassutti occupato della costruzione e della discussione in commissione edilizia, per Masieri memoria per conto di Wright e della Savina Zente, cioè della moglie di Masieri, si era preso a prosecuzione i lavori di Angelo, che era il suo amico, nonché compagno di scuola. E la prima annata, lui, Valle, eccetera, eccetera, la prima annata di lui, nel 49. E quindi guardate la natura tettonica della tomba Romanelli e pensate a Balzate, pensate alla 50x50 di Mies, col pilastro nel mezzo. Guardate il dettaglio, che in realtà è un dettaglio scarpiano, perché sono due lame che tengono l'appoggio in alto, cioè che tengono l'anello in alto e l'appoggio di sotto dell'unica lama. Pensate che loro due sono stati in America con due diversi maestri e ci hanno lavorato per parecchio tempo, non con Mies, ma con Waxman, per ovvi motivi, diciamo, Mangiarotti si capisce anche, e con Frank Lloyd Wright, lui no. Da giovane, perché Mangiarotti era un po' più vecchio, perché ci vanno nel 55, uno ci va nel 49, e quindi è giovane, nel 20, e Angelo era nel 21. Questo ragazzo qua, che sembra il dottor Stranamore, invece in questa foto è Famiglia. E questo è il distributore di Sesto, la prima opera che diventerà l'opera più rappresentativa della sua concezione di volte sottili più dopo precompressione. Poi scrive questo scritto sulle volte sottili a Winterthur, sempre con Colonnetti, per il centro studi della scuola italiana, allora, e fa questa operazione per l'Aquila, fa delle altre operazioni che non abbiamo ancora capito se hanno la firma di Famiglia o no, ma è impossibile perché c'è un'altra cosa fatta dagli IPR a Trieste che assomiglia molto a questa, eccetera. E lui mi raccontava che Rogers gli diceva sempre che aveva sbagliato tutto qua dal punto di vista tettonico, perché aveva messo il vuoto in corrispondenza allo sforzo. Ci ha detto, quello è il suo studio e quello è lo studio degli architetti. Ma loro, per quei 5 anni, tenuto presente che questi due signori si sono incontrati a Losanna. Uno era studente, si fa per dire, quest'altro era assistente, fa le dispense per Colonnetti, fa i suoi studi sulle volte sottili, c'è tutto quello che vuole. Però in quell'anno e mezzo di lavoro intenso erano pochi e lavoravano tutti insieme a quest'idea della ricostruzione del paese, il che, diciamo, pensando alla prefabbricazione e all'industria della costruzione. Quell'altro invece viene fuori dalla tradizione austro-ungarica, veneta, va a studiare con suo fratello Giovanni, che è ingegnere a Vienna, al Verbund, negli anni 40. Va a studiare per capire delle cose, il fratello studia al Verbund, ma vi passa questa parte austriaca. I primi disegni di Bruno che abbiamo trovato nel suo archivio, che sono pubblicati nel libro, di Venezia, sono due progetti Heimaschi, chiaramente, molto interessanti, di pietra, di costruzione di case di pietra col tetto a tegole con quella curva schmitteneriana per mandargli l'acqua, diciamo. Però sono di quella scuola lì. E poi è il primo anno di Savonà e lui incontra Scarpa, fa la triennale del 47, c'è un'altra esperienza diversa, ma questa cosa è abbastanza importante. Cosa vuol dire questo? Non lo sappiamo, però sicuramente vuol dire che questi lavorano insieme per 5 anni e producono esperimenti, uno diverso dall'altro e uno più interessante dell'altro, su cui poi ciascuno di loro va avanti per il resto della sua vita. Vai? Per esempio, questa cosa è quella che Mangiarotti dice essere la sua principale fonte di ispirazione per Baranzate, la cappella dell'IIT di Mies, in cui, come vedete, la corrugazione della copertura e la proporzione dell'aula sono molto simili. Però è di mattoni e
L'edificio è appoggiato, si vede bene dalle travi della copertura, sulla struttura di mattoni. L'altra cosa interessante che ci ha consentito di lavorare con animo tranquillo sull'assemblaggio secco è il dettaglio di Miss della Farnsworth, questa è la casa Farnsworth, in cui tutto il sistema di cambio del vetro, cioè di ciò che decade, è fatto semplicemente con dei profili interi abitati alla struttura principale, con delle viti del tutto evidenti. Quello che noi alla fine abbiamo fatto a Baranzate, montando secco, è quella roba lì. Non è molto diversa da questo principio, è sicuramente in questo principio è molto diversa nel dettaglio. Sono passati 70 anni. Vai avanti. Il Mangiarotti, per esempio, che, a cui sicuramente dobbiamo questo legame, con Mise che dice, l'unica intervista che abbiamo trovato negli archivi suoi, che lui ha fatto Baranzate per liberarsi da Mise. Vai avanti. E quello era lui. Questo è, sono le foto a Taliesin di Bruno, solo le più rappresentative di alcune questioni. Il basamento, il muro e la luce della sala di disegno di Taliesin, che non è diretta, ma è sempre di, in questo caso di canapa, indiretta, morbida, che fa vedere la natura del materiale. Commento velocissimo, lui si farà la sua tenda a Taliesin, siccome loro stavano lì, è fatta con i resti della fabbricazione di questa cosa, per cui lui ci sta dentro, c'è una bellissima foto che qua non c'è però di motivo. E poi si farà con un falegname polacco il suo van col quale si va a far giro degli Stati Uniti, comprano un Dodge o cosa diavolo è, forse un Chrysler, e montano su con quei pannelli lì un pannello sandwich di legno e di tela e ci mettono dentro i letti. Vai avanti. Questo è Bruno quando abbiamo consegnato, nell'estate del 2008, quando abbiamo consegnato in comune che è lì di fronte. Foto per fortuna l'ho fatto, con la sua cravatta americana. Prego. Questo invece è Favini. Questo è il suo studio sulle volte sottili fatto a Winterthur, quella è la dispensa fatta per Colonnetti del suo corso. Lui faceva il corso di cemento, costruzione di cemento armato. Quello è Colonnetti e quella è una dedica di Achille Fatto Bolle, che era un professore di ingegneria di Rosanna, quando lui si era andato a riformare in Italia sul suo scritto. Vai. Questo è lui, come lo vedrete nell'intervista del 2016, con cui poi scompare. Vai. E questa è l'immagine finale del modello che facevo quando portavo la mostra in giro per l'Europa della campata di Baranzate. Io ho finito. Grazie.